Il Porto d'Ascoli conquista una vittoria importantissima in rimonta contro un Pineto molto forte che avrebbe meritato di uscire dal campo con un risultato positivo. I biancocelesti sorpassano proprio gli abruzzesi in classifica e si assestano al terzo posto. Inizio a ritmi elevati con il Pineto che fa vedere subito di che pasta è fatto e al quarto va in vantaggio. Baldinini crossa dalla destra trovando al centro dell'area l'ex Minnozzi che inzucca superando testa. Gli abruzzesi, sulla spinta del gol, vanno anche vicini al raddoppio. Non sono trascorsi neanche 60 secondi quando Milinkleri sfonda sulla destra e tira in diagonale, ma il pallone sfila sul fondo. Il Porto d'Ascoli non sta certo a guardare e all'ottavo trova il pari. Punizione dai 25 metri di Napolano, Mercorelli vola deviando sul palo e sul pallone vagante si avventa Sensi, che mette dentro dall'area piccola. Al quarto d'ora si rivede il Pineto che va vicino al nuovo vantaggio. Lo scatenato Baldinini mette un altro cross per la testa di Pepe che prova trova un D'Andrea testa superlativo a deviare in angolo. I ritmi si abbassano e si arriva al 32esimo quando Cardella appoggia per Minnozzi che calcia le prime intenzioni ma testa è attento e respinge. Due minuti dopo ci prova Napolano su punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore ma colpisce solo l'esterno della rete. Prima del duplice fischio un'occasione per parte, prima è Barlafante a impegnare testa, poi su Napolano Mercorelli è attento. Nella ripresa al secondo conclusione secca di Cardella col pallone che sfila di poco sul fondo. Al settimo il Porto d'Ascoli mette la freccia, Verdesi fugge lungo l'out di destra e crossa dove Petricci con un perentorio colpo di testa mette la palla all'incrocio dei pali rendendo vano il volo di Mercorelli. La gara diventa spigolosa con gli uomini di Ciampelli che si difendono bene. Si arriva al 26esimo quando Minnozzi inzucca ma testa è ancora pronto a mettere in angolo. Gli ultimi minuti vedono la spinta del Pineto sempre più intensa e al 44esimo testa conferma che questa è proprio la sua giornata, respingendo da campione su Cardella. Al triplice fischio è festa Porto d'Ascoli con una classifica che diventa sempre più bella e con un Pineto che esce dal campo con l'ennesimo rammarico di questo inizio di stagione. Una grande vittoria ottenuta contro una grande squadra e soprattutto dopo una grande settimana, nel senso che è un premio per il lavoro fatto da questi ragazzi in questa settimana, da quando sono arrivato qui a Porto d'Ascoli. Credo che da un punto di vista della qualità del lavoro e dell'intensità e della proposta di allenamenti settimanali sia stata la nostra miglior settimana. Sapevamo che questo poteva non bastare per fare il risultato contro una squadra che onestamente penso che sia fortissima, anzi non forte, fortissima. E aver vinto questa partita ci dà ancora più consapevolezza che la nostra salvezza passa attraverso le nostre settimane di lavoro. Ha fatto una grossa prestazione con una squadra organizzatissima, che è molto forte nella fase difensiva, molto forte nelle ripartenze. Dispiace perché c'è stata grossa mole di gioco da parte nostra, abbiamo avuto tante occasioni, penso che il portiere loro, Andrea Testi, che conosco bene, ci ha giocato all'Aquila, penso abbia fatto la differenza. Dispiace anche perché potevamo fare molto di più, è vero della buona prestazione, però potevamo fare molto di più, a volte eravamo troppo frenetici nel forzare troppo la giocata. Andavamo troppo in profondità, invece loro la profondità non te la lasciavano mai, ti lasciavano molto l'ampiezza, dovevamo sfruttare di più l'ampiezza con i nostri quarti. Dispiace perché ogni volta che andiamo un po' in difficoltà, cioè quando subiamo gol, abbiamo sempre quei 5-10 minuti di blackout e una squadra esperta come la nostra, forte come la nostra, non può farlo.